Chi era Maria di Nazaret? Cosa ci dice di lei la Bibbia? E cosa ci dicono gli studi storici? Parto proprio da Loreto. Quando ero arcivescovo a Loreto, io ricordo che un pomeriggio entrai nel santuario per prepararmi alla celebrazione della messa vespertina e mi viene incontro un signore che era entrato nel santuario più per curiosità che per devozione. Potremmo dire che era un uomo piuttosto lontano dalla fede. Guardò la gente che attorno alla Santa Casa in ginocchio si preparava per entrare e vide che il gradino di marmo che circonda la Santa Casa era tutto consumato. Mi disse: mamma mia, quanta devozione! Ed era un po' meravigliato e mi si permise di dirmi: ma mi dica un po', ma perché c'è la Madonna? Ricordo che per lì la domanda mi sorprese, poi risposi: dico, guardi, la Madonna c'è perché l'ha voluta Dio. La Madonna è un dono di Dio e i doni vanno sempre accolti con gratitudine. E aggiunsi: evidentemente Dio ha voluto farci questo dono perché una mamma riesce a tradurre in modo particolare il mistero della bontà di Dio, della misericordia di Dio, perché qui sulla terra non c'è un amore che più assomiglia a quello di Dio come l'amore di una mamma. E davanti all'amore di una mamma si commuovono anche le persone più lontane. Però a questo punto dissi: guardi, dopo la messa ci incontriamo. Infatti siamo incontrati dopo la messa e ho cominciato a spiegare. E sono partito dal libro della Genesi. Ho detto: anche se lei lo vedo che è molto lontano dalla fede, però può capire che cosa pensiamo noi credenti e perché siamo devoti a Maria. Se sappiamo la Bibbia, in modo particolare la Genesi, che racconta i primi passi della creazione e i primi passi anche della storia umana, noi vediamo che il racconto della creazione è un racconto bello, luminoso, festoso, e l'autore ispirato ad ogni opera di Dio si permette di commentare: e Dio vide che era cosa buona e bella. Questo ha significato, buona e bella. E quando arriva alla creazione dell'uomo, anzi dell'umanità, Dio dice: ed era cosa molto bella. Ma l'uomo, maschio e femmina, cioè l'umanità, viene creato per ultimo, quindi è il vertice della creazione, però viene creato nel sesto giorno. E noi sappiamo che il numero 6 nella Bibbia ha un significato, è un simbolo anche. E il 6 è il numero dell'imperfezione, dell'incompletezza. L'umanità infatti è incompleta se non si appoggia a Dio. Sant'Agostino espresse questo concetto con delle parole formidabili: Signore, il nostro cuore è inquieto e senza pace fino a quando non riposa in te. L'uomo ha bisogno di appoggiarsi a Dio. Ma ecco la tragedia. L'uomo fin dall'inizio ha voltato le spalle a Dio. Ha pensato di usare la libertà per allontanarsi da Dio e per creare un'autonomia che non ha. Per cui con il peccato dell'uomo il mondo è cambiato. Il mondo non è più come quando uscì dalle mani di Dio. Nel mondo è entrato il peccato e con il peccato è entrata la disarmonia, è entrata la sfiducia, è entrata l'arroganza, è entrata la violenza, è entrata l'infedeltà, tutto quello che poi noi vediamo che è tutto retaggio del peccato. Ma a questo punto ecco la novità, ecco il salto. L'uomo ha voltato le spalle a Dio, Dio non ha voltato le spalle all'uomo. Proprio perché Dio è misericordia, perché Dio è bontà. E la Genesi racconta che subito dopo il peccato dell'uomo, Dio prende una decisione e fa una promessa. E dice, rivolto al serpente, rivolto al demonio: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la discendenza della donna. La discendenza della donna ti schiaccerà il capo, mentre tu insidierai il calcagno. È una promessa veramente impressionante, straordinaria. Cioè Dio dice: io mi impegno ad entrare dentro la storia che è diventata ostile. E verrà una discendenza, che è Gesù, da una donna, che è Maria. Ebbene, questa discendenza darà una svolta alla storia. E lo sappiamo, a questo punto il passaggio va alla pagina dell'Annunciazione.
E ricordo che lessi con questo signore il racconto dell'Annunciazione e lui rimase molto meravigliato. Ti saluto, piena di grazia. Il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio. Lo darai alla luce e gli darai il nome Gesù. Com'è possibile? Io non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. L'Annunciazione inizia così. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio. Questo complemento di agente fonda tutta la mariologia. È Dio che ha voluto Maria perché Dio vuole la collaborazione, Dio ama la collaborazione. C'è ancora nella Bibbia una pagina straordinaria che dice come si muove Dio. Quando il Signore cercò Mosè e lo cercò sul Monte Sinai, dove si era rifugiato, scappando dal Faraone, disse a Mosè: Mosè, io ho sentito il lamento del popolo, io ho visto le sofferenze del popolo e sono sceso a liberarlo. Mosè poteva dire: Signore, è tanto che aspettavamo. Ma il Signore gli dice: va tu, un salto completo, va tu dal Faraone. Noi potremmo dire: ma non poteva andarci direttamente il Signore? No. Perché Dio ama la collaborazione, Dio non ci scavalca, Dio vuole coinvolgerci nell'opera di recupero dell'umanità. Ecco perché l'angelo Gabriele fu mandato da Dio, dove? Nella Galilea, a Nazaret, ad una vergine di nome Maria. E Dio ha chiesto a Maria, potremmo dire, la collaborazione più impressionante. Ha chiesto a Maria di mettere a disposizione il suo cuore, il suo grembo, per l'avvenimento più strepitoso di tutta la storia. L'avvenimento nel quale il Figlio di Dio prende la nostra umanità ed entra dentro la famiglia umana. Perché? Per ricostruire in noi le caratteristiche di figli che avevamo perduto. Allora avvenga di me quello che tu hai detto. Inizia una storia nuova, la storia di un'umanità nuova, nella quale è possibile diventare Sant'Agostino, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, è possibile diventare Santa Chiara, è possibile diventare Santa Caterina, è possibile diventare San Vincenzo de Paoli, è possibile diventare Santa Teresa di Lisieux, è possibile diventare Santa Maria Goretti, è possibile diventare Pier Giorgio Frassati, è possibile diventare Teresa di Calcutta. C'è una storia nuova nel mondo, si vede, in mezzo a tanta cattiveria, si vede un percorso di luce. Tutto parte dalla casa di Nazaret, tutto parte dal sì di Maria. Ecco perché Maria è coinvolta nell'opera di ricostruzione del mondo che noi chiamiamo salvezza. E questa salvezza si vede che è all'opera, continua e avrà il suo compimento quando Gesù ritornerà. Ma intanto, in questa fase, Maria sicuramente è impegnata nell'opera di salvezza che ha Gesù al centro, ma ha bisogno di collaboratori. E questa collaborazione è la cosa più bella e più impegnativa che molto spesso noi non comprendiamo. Io ricordo, 1991, ero a Roma, allora ero vescovo a Massa Marittima, venni qui a Roma per incontrare Maria Teresa, alla quale portai dei corredini per bambini, per neonati. E ricordo che uscendo dalla chiesa di San Gregorio al Celio, Maria Teresa mi disse: guarda un po' qui a sinistra,
Mi guardai a sinistra e si vedono le rovine del Palatino. Dissi, madre, sì, vedo le rovine del Palatino. E lei mi disse, vedi, lì 2000 anni fa c'era il palazzo più bello del mondo. Era una montagna di marmi. E lì sicuramente è vissuto l'uomo più potente della terra, o uno dei più potenti della terra. E lei aggiunse, forse il censimento stesso che mise in moto Maria Giuseppe è partito da lì. Guarda, non c'è più niente. Rovine e rovi. E la madre disse, sai perché? Perché Augusto ha costruito tutto sull'orgoglio. E l'orgoglio è come un pallone, che prima o poi scoppia, stai tranquillo, l'orgoglio scoppia, e dentro non c'è niente. Contemporaneamente Maria viveva a Nazareth, in una casa che oggi potremmo dire era una stalla, nulla di più. Quello che resta a Nazareth della grotta dell'Annunciazione è una stalla, e anche i resti della casa di Nazareth a Loreto sono di una povertà estrema, però, aggiunse Maria Teresa, Maria si è aggrappata a Dio. E Dio è l'unica roccia che resiste. Si è aggrappata a Dio. E per questo Maria è benedetta da tutte le generazioni ed è la prima collaboratrice di Dio. Perché la figura di Maria è così importante per la fede cattolica? Perché si dice che si va a Gesù tramite Maria? Maria è discepola. Maria è colei che segue. E proprio perché è discepola, oggi può essere maestra. Perché Maria ha seguito la strada del Signore. È la prima discepola. E questo mi sembra molto bello, ricordarci che Maria ci può insegnare perché Maria ha obbedito. Maria ci può insegnare perché ha camminato nella fedeltà. E tutta la vita della Madonna non è altro che un sì. Mi sembra importante sottolineare che la grandezza di Maria non sta soltanto nel sì dell'Annunciazione, ma sta in tantissimi altri sì che formano tutta la sua vita. Maria disse il suo eccomi a Nazareth, ma poi andò da Elisabetta e nella casa di Elisabetta si mise a servire. Disse un altro eccomi. Poi arriva il censimento. Parte per andare a Betlemme. Noi non possiamo immaginare il disagio di quel viaggio. E anche gli interrogativi. Arriva a Betlemme, nessuno li accoglie. Forse Giuseppe pensava, tra i vari parenti che aveva a Betlemme, qualcuno avrebbe potuto accoglierli. Non accadde. Quante domande. Maria riesce il suo sì. Nasce il bambino. Dopo poco arriva un angelo. Giuseppe, fuggi in Egitto. Fuggi in Egitto. Maria poteva dire, ma come? E questo non è discendente di Davide, non deve sedere sul trono di Davide, non è il figlio dell'Onnipotente. Fuggi in Egitto. Un altro sì. Tutta la vita di Maria è stato un sì. E siccome Maria ha camminato nella fede, oggi può essere maestra della fede. Cosa può dire ai nostri ragazzi oggi l'esempio della giovane Maria? Credo che una cosa importante è che noi dobbiamo chiarire ai giovani cos'è la libertà e qual è il senso della libertà. Vi racconto un episodio di qualche tempo fa che mi ha colpito. Era una domenica dopo la messa vespertina, che c'era abitualmente la domenica sera in basilica. Mi segue in sacrestia un vigile urbano che molto spesso viene alla messa in basilica. Entrato in sacrestia mi dice, padre, ho bisogno di parlarle, ho bisogno di sfogarmi. Lì per lì pensai che avesse avuto qualche problema in famiglia, ma può accadere. Ci siamo seduti in un angolo della sacrestia e mi ha detto, no, non è accaduto niente in famiglia. Le devo dire cosa mi è accaduto stamane. Verso le 4 e mezzo del mattino, io ero di servizio a Piazza Risorgimento,
arriva un gruppo di giovani chiassosi, schiamazzano, chiaramente io intervengo per dire sono le 4, 4:30 del mattino, c'è cioè la gente che riposa dopo una settimana di lavoro, lasciateli, ecco, la quiete della notte, che questa gente possa riposare. E mi ha raccontato che una ragazza che sembrava un po' il capobanda si permise di dire: ma che ti importa, ma usò una parola un pochino più volgare, mi capite subito. Il vigile giustamente notò: oh, guarda che io sono un pubblico ufficiale, io ti posso denunciare, però sono un padre di famiglia, ho a casa una figlia grosso modo dell'età tua, ti vorrei dire proprio da padre, rifletti un pochettino, tu cosa lasci nella tua vita, cosa lasci dietro di te? Risposta agghiacciante della ragazza: io non voglio lasciare niente, io dalla vita prendo e basta. Il vigile, meravigliato, dice a questa ragazza: oi, ma questo è egoismo. La ragazza: no, questa è libertà. Ecco l'equivoco, questa non è libertà. Il vigile racconta tutto quello che mi ha detto quella sera, dice alla ragazza: ma la tua mamma dov'è? La mia mamma è col suo compagno. Ho capito, dice il vigile, e rivolto a me concluse: padre, questa ragazza mi fa pena, quelli che verranno dopo mi fanno spavento, questi non sanno più cos'è la libertà. Maria, quando disse: eccomi, sono la serva del Signore, raggiunse il vertice più alto della libertà. Perché Dio non è colui che toglie la libertà, Dio è colui che dà senso alla libertà. La libertà è come la velocità, se la usi male vai a sbattere. Devi avere una direzione, devi avere un senso, perché la libertà tu te la possa godere e gustare. Se si svuota di significato, libertà non serve più niente, è un suicidio. Io ricordo un altro esempio: il 5 novembre 1954 la città di Stoccolma venne scioccata da una notizia data dalla radio. Lo scrittore Stig Dagerman, famoso in quegli anni, era stato trovato suicida nel suo appartamento. Aveva 31 anni, era al culmine del successo. Suicida. Tra i suoi appunti viene trovata questa affermazione: io non sono un credente e non potrò mai essere un uomo felice, perché non sarà mai felice, attenti, colui che pensa che la vita sia soltanto un vagare insensato verso una morte certa. È ciò che pensa tanta gente. Eccola perché hanno bisogno di ingolfarsi di divertimenti. Anche la notte è impegnata per i divertimenti, perché non basta più il giorno. Ma i divertimenti non daranno mai la gioia. Io ricordo un convertito, Julian Green, che scrive nel suo diario: se volete sapere dove non abita la felicità, frequentate i luoghi di divertimento. Lì troverete qualche briciola di piacere, ma di felicità neppure l'ombra. Perché la libertà è stata usata male. La libertà ci è stata data per fare del bene. L'esempio è in positivo. Io ho visto l'ultima volta Maria Teresa di Calcutta il 22 maggio del 1997, pochi mesi prima della sua morte. Io ricordo che la incontrai in via Casilina 222, dove ancora oggi c'è la casa delle missionarie, c'è il loro noviziato, tra l'altro molto frequentato, ancora oggi. E ricordo che la madre era stanca e mi disse: vengo da New York, dove ho aperto una casa per malati di AIDS. E tra l'altro la superiora, la prima superiora che la madre nominò, era un'ex prostituta di Benares, convertita, diventata suora, superiora nella prima casa dei malati di AIDS. E mi disse: adesso mi fermo a Roma, devo vedere le nostre case di Roma, poi devo andare a Dublino, poi devo andare a Londra, dove aiutiamo la gente che dorme sotto i ponti del Tamigi, poi devo andare a Varsavia, poi devo andare in Georgia, poi devo andare a Mosca, poi devo andare a Vladivostok, poi devo andare a Tokyo, poi andare a Hong Kong. E mi dice: madre, c'aveva una bomboletta di ossigeno, ma come fa a fare una cosa di questo genere? Ricordo la madre, la vedo ancora, mi guardò e mi disse: ricordati, la vita ci è stata donata
per riempirla di opere buone. E io, fino all'ultimo respiro, devo seminare carità. Perché quando morirò, porterò con me soltanto la valigia della carità. E devo riempirla finché ho tempo. Poi la vedo ancora, mi guardò con un'intensità che aveva Madre Teresa e mi disse: guarda che vale anche per te, riempi la valigia, perché porterai con te soltanto la valigia della carità. Ecco la libertà usata bene. Madre Teresa è nella scia di Maria. Che cosa può dire a noi catechisti oggi l'esempio della giovane Maria? Io credo che la cosa più importante per i catechisti è capire l'importanza della loro missione. Un catechista è un evangelizzatore. E il Vangelo si annuncia prima con la vita e poi con la parola. Nel 1972 io ero giovanissimo sacerdote e partecipai ad un incontro di giovani con Giorgio La Pira. Mi ricordo che La Pira disse: fate una piccola riflessione. Eravamo giovani sacerdoti e giovani della Toscana, di vari paesi della Toscana. All'inizio del Vangelo, all'inizio della predicazione del Vangelo, ci fu una grande diffusione del Vangelo, una grande seminagione. Eppure, disse La Pira, che mezzi avevano? I piedi per camminare, la parola, la pergamena, il papiro, non avevano altro. Eppure c'è una grande seminazione del Vangelo. E perché? Perché dovunque arrivava un cristiano, lì arrivava Gesù. Dovunque arrivava un cristiano, arrivava il Vangelo. Dovunque arrivava un cristiano, si sentiva il profumo del Vangelo. Tant'è vero, disse La Pira, ed è giusto, che ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli di Gesù vennero chiamati i cristiani, cioè quelli di Cristo. Perché chiaramente Cristo riempiva il cuore di quei cristiani, li riempiva e si vedeva, si avvertiva, e lui gli suscitava domande. E lui aggiunse: oggi abbiamo tanti mezzi di comunicazione, tanti, eppure il Vangelo fa fatica ad entrare nel cuore della gente. E lui disse: sì, si sarà forse indurito il cuore, ma ho paura che si sia anche indebolito l'annuncio, perché noi non profumiamo più di Vangelo. Eppure oggi c'è un grande bisogno di annuncio e i catechisti devono sentire la bellezza di questa missione per far capire quanto è necessario, quanto è urgente che noi recuperiamo la bellezza di aver incontrato Gesù, la bellezza di essere cristiani, la bellezza di aver incontrato questa segnaletica bella che illumina di significato la vita. Perché dall'altra parte, un esempio, 1997, all'improvviso vari gruppi di giovani cominciarono a lanciare i sassi da cavalcavia. Fu un fatto che preoccupò tutti. Fu lì, presso il casale Monferrato, un gruppo di giovani, tre giovani, buttano un grosso sasso che va a colpire una vettura dove viaggiavano due giovani sposini in viaggio di nozze. Erano di Civitanova Marche. Allora io ero a Loreto, ho seguito il caso in tutti i dettagli. La giovane sposa muore. Il ragazzo torna a casa da viaggio di nozze, vedovo. Un fatto veramente impressionante. Ma quello che è impressionante sono le caratteristiche di quei ragazzi che hanno tirato il sasso. Vennero affidati a Vittorino Andreoli, un noto psicologo, il quale ha studiato quei ragazzi e io ho avuto la coincidenza di partecipare ad un convegno che eravamo accanto. Mi permessi di chiedere: professore, vorrei da lei che mi dicesse che conclusione ha tirato incontrando quei giovani. Mi rispose: guarda, quei giovani non erano ammalati, erano tutti sani. Quei giovani non erano sprovveduti, avevano tutti un titolo di scuola superiore. Quei giovani non erano neanche cattivi nel senso specifico del termine, perché non c'era la volontà esplicita di uccidere. Fu spontaneo dire: e che erano allora? Mi rispose: erano vuoti. Non conoscevano neanche la categoria del bene e del male.
Conoscevano soltanto mi va o non mi va, mi piace o non mi piace. E aggiunse, giovani così facilmente diventano assassini o comunque saranno infelici. Oggi abbiamo tanta gioventù in questa situazione. Ecco perché il catechista si deve sentire soprattutto missionario. Il catechista non deve raccontare una lezione, deve trasmettere una vita. E soltanto se trasmette una vita, la lezione ha un significato. Paolo VI, con quella celebre espressione, disse: il mondo di oggi non accetta più i maestri, ma i testimoni. E accetta i maestri se sono testimoni. Ecco, il catechista deve essere con la sua vita testimone che l'incontro con Gesù gli ha cambiato l'esistenza, gli ha riempita di senso, gli ha riempita di bellezza. Pascal, nel suo pensiero luminoso, ha detto: non esiste persona più felice di un vero cristiano. Ecco, il catechista lo deve dire. Sono contento di aver condiviso con voi, più che una lezione, una condivisione di fede. Vi ho raccontato quello che io sento come sacerdote, come persona consacrata al Signore, che è bello servire il Signore, è bello annunciare il Signore, perché Gesù cambia la vita. L'incontro con Gesù cambia la vita e la riempie di immensa felicità.